Il titolo di oggi dà Il Messaggero a pagina 21. Il titolo è Ostia, l'altro lido del cinema. È un articolo di Francesco Alò dedicato all'ultimo libro di Giulio Mancini, dal titolo Ostia, set naturale, luoghi e magie del cinema sul litorale romano, edito da Il Librario. Giulio Mancini è corrispondente del Messaggero, oltre che autore di altre 8 pubblicazioni riguardanti il territorio e di Ostia. Francesco Alò ricorda che Mancini ha elencato 130 location utilizzate nell'area della bonifica dell'agro ostiense. E quindi Fellini con i vitelloni allo stabilimento del Cursar, al bar Moretti di via Lucio Coiglio 24, piazza Anco Marzio, al canale dei pescatori con sullo sfondo lo stabilimento della Lega Navale. E ancora il complesso dell'ex meccanica romana per il ballo della Voce della Luna, e poi il ristorante della vecchia Pineta, frequentato da Fellini, ma anche da Alberto Sordi, interprete a sua volta di Mamma mia, che impressione, con le scene sulla battigia, col Kurzal, con il pontile, il trampolino a forma di K. E Gallo Cedrone. C'era un cinese in coma di Verdone con l'inizio di quest'ultimo film allo stabilimento La Capannina, e la Pineta di Castelfusano di Borotalco, l'Infernetto di Troppoforte, il drive-in di Acqua e Sapone. Poi Nanni Moretti, il Casal Palocco di Caro Diario, e ancora prima l'alba, aspettata all'altezza dell'ottavo cancello della spiaggia libera di Castel Porziano in Ecce Bombo, oltre all'omaggio a Pasolini, all'Itroscalo, al monumento di Mario Rosati. E Francesco Alò raccoglie poi le parole di Giulio Mancini, che si chiede: il film che meglio rappresenta Ostia? Domenica d'agosto di Luciano Emmer. Ancora oggi indimenticabile per la rappresentazione di un'Italia del 1949 che dà l'assalto al mare con una netta divisione sociale, i ricchi alla vecchia Pineta e i poveracci a ballare sulle terrazze del Mare Chiaro o a scavalcare le reti di recinzione che proteggevano le spiagge VIP.